La spia, sotto il portico di Longo, si dilegua così come era venuta nell'ombra. Il rombo dell'autocarro ora si spegne in fondo alla via. La piazza rimane vuota di voci e di rumori. Soltanto la brezza gelida della notte striscia sul lastricato degli stoni, serpeggia tra le colonne. Le foglie delle palme crepitano lievi. E quei tre corpi appesi che appartengono al gelo e alla notte. Il chiarore livido di un mattino nuvoloso scopre la vergogna di quei corpi appesi, chiusi in logori cappotti militari, e di quei cartelli. Io sono un volontario bandito e una spia inglese, questa è la mia fine. Sono un partigiano, traditore della patria. Qualche favilla di neve volteggia nell'aria, si posa sul grigio verde dei cappotti, sui capelli ispidi dei partigiani. La piazza è muta e solenne, attonita, con attorno tutte quelle imposte chiuse come occhi spetti, e i passanti rari e frettolosi. Uno si ferma presso i tre lampioni e si fa il segno della croce. Un chierico del Marconi, che voleva avvicinarsi alle vittime, forse per dar loro l'estrema unzione, era stato brutalmente respinto. Ora è lì, che va avanti e indietro col suo breviario in mano e mormora delle preghiere. Ogni tanto si sofferma, si volge verso i tre lampioni, poi riprende. Per aggiungere oltraggio all'oltraggio, un fascista famigerato colpisce un partigiano col suo bastone per farlo oscillare, gesto che esprime una rabbia impotente, una rinnovata barbarie. Una brigata nera, con un fiammifero acceso, bruciacchia la barba a uno degli impiccati e lo schernisce. Poco lontano, un tedesco con il fucile a tracolla ride divertito. Ma c'è una donna, una popolana, che vede e irrompe in un grido incontenibile: «Ma rispettè al manco la morte!» Le brigate nere di guardia la deridono, la minacciano, le mostrano un tratto di corda che può bastare anche per lei. Ora nella piazza c'è un silenzio di neve. Le guardie si stropicciano le mani, rosse di freddo, sotto i tre lampioni. Verranno ora resi gli onori ai caduti. Becchetto Arte presenta Thank you.
Chetto bianco!